Seduta solenne del Consiglio regionale in occasione del Giorno del Ricordo per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Il Giorno del Ricordo. Doppio appuntamento per il Consiglio regionale in occasione del Giorno del Ricordo per non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Il presidente dell'Assemblea legislativa della Toscana, Antonio Mazzeo, prima intervenuto alla commemorazione degli italiani gettati nelle foibe in Istria dal 43 al 45 presso la lapide collocata nei giardini pubblici di Scarperia, poi ha presieduto la seduta solenne nell'aula consiliare di Palazzo del Pegaso. Il Giorno del Ricordo è stato istituito con la legge 92 del 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani, di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Insieme al 27 gennaio, questo è un momento importante, sono due consigli solenni, quello del 27 gennaio e quello odierno, che vogliamo fare perché la Toscana è sempre stata una terra in grado di accogliere e che negli anni ha svolto un ruolo centrale nella democrazia di questo paese. Dopo aver salutato le autorità civili e militari e le istituzioni presenti in aula, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha aperto così la seduta solenne a Palazzo del Pegaso dedicata al Giorno del Ricordo. Il dramma delle foibe è un genocidio di dimensioni inaudite, ingiustificabili. Allora oggi siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere, perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Questo è il motivo del Consiglio solenne che ogni anno, insieme a quello della memoria, noi portiamo avanti, perché le istituzioni hanno il compito sempre di non voltarsi dall'altra parte. Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci, ha sottolineato che è nostro compito fare comprendere tutti insieme il significato di questa giornata, che ha un alto valore simbolico e identitario. Ricordare significa rivivere un'immane tragedia italiana, svelare un capitolo della storia nazionale e internazionale rimasto per troppo tempo oscuro, che causò lutti e versamento di sangue innocente. Momento che ha cambiato le cose per quanto riguarda il ricordo sulla tragedia delle foibe, ma in generale su quello che è stato ben descritto come esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, è stata l'approvazione della legge del 2004. Da quel momento ciascuno di noi che facciamo parte delle istituzioni abbiamo il dovere di ricordare e di far sì che quella pagina possa essere debitamente considerata. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. Bisogna andare oltre le appartenenze, oltre le sigle, bisogna ricordarsi di essere innanzitutto italiani, cittadini di questo Stato, e lavorare perché vi possano essere pagine come quella di oggi. Ecco, questo è un dovere delle istituzioni. Dobbiamo ricordare quello che è stato, il passaggio che in certi territori vi è stato dalla oppressione nazifascista a quella comunista. Il totalitarismo va combattuto ieri come oggi come domani, e la guerra deve essere ripudiata. Questo dice la Costituzione repubblicana. Se tutti nelle Costituzioni avessero un articolo come il nostro sul ripudio della guerra, probabilmente non avremmo certe pagine purtroppo dolorose come quella della invasione della Russia in Ucraina. La cronologia e le cause dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata sono stati poi ripercorsi nell'intervento dello storico Gianni Oliva, il cui lavoro si è concentrato molto sulla zona adriatica. Il suo saggio Foibe, le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria, pubblicato da Mondadori nel 2002, è stata una delle prime più esaustive opere di divulgazione scientifica sull'argomento. Credo che il tema delle foibe e dell'esodo sia legato al fatto che nella frontiera adriatica, cioè nella parte nord-orientale dell'Italia, da sempre convivono comunità diverse, italiani, sloveni e croati. Per lungo periodo questa convivenza è stata serena e pacifica,
I problemi sono iniziati quando quelle terre sono diventate Italia, perché contemporaneamente si è affermato il regime fascista, cioè un regime fortemente nazionalista che ha seminato divisioni, contrasti tra comunità che altrimenti avrebbero convissuto pacificamente. Poi c'è stata la guerra, l'Italia, non dimentichiamo che la guerra l'ha scatenata assieme alla Germania nazista, ha invaso la ex Jugoslavia, l'ha occupata. Contro quell'occupazione si è sviluppata una resistenza partigiana guidata dal Partito Comunista Jugoslavo del maresciallo Tito, che ha impostato una politica nazionalcomunista, cioè ha cercato di tenere insieme tutti gli slavi, cioè sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutte le nazioni che oggi sono riconosciute, cercando di offrendo come obiettivo a questo nazionalismo slavo l'annessione alla nuova Jugoslavia comunista di tutte le terre mistilingue, cioè dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone fino alla linea dell'Isonzo. E quando l'esercito di Tito arriva per primo a Trieste inizia la strage delle foibe, cioè cerca di eliminare tutti coloro che possono difendere l'italianità di quel territorio, cioè tutta la classe dirigente italiana. Così nascono i 6-7 mila infoibati italiani che si assommano ad altre decine di migliaia infoibate per motivi politici tra gli slavi, tutti coloro che erano anticomunisti sono stati eliminati. E poi quando quelle terre diventano Jugoslavia inizia l'esodo, perché gli italiani che abitano di là hanno la sensazione che da quella parte non ci sia più prospettiva di futuro. Ecco, io credo che per tanto tempo non si sia parlato a torto delle foibe, perché l'Italia quando è finita la guerra ha fatto finta di aver vinto, mentre invece la guerra l'aveva fatta, scatenata e l'aveva persa. Parlare di foibe di esodo voleva dire riconoscere la sconfitta, perché nessun vincitore ha migliaia di morti e centinaia di migliaia di profughi dopo la fine della guerra. E così è stata omessa dal dibattito. E quando delle cose non si parla, nascono le strumentalizzazioni, le bandierine. Il problema è che gli infoibati e gli esuli giuliano-dalmati non erano né di destra né di sinistra. Sono il prezzo che l'Italia ha perso alla sconfitta della guerra e avevano per la guerra le stesse responsabilità dei fiorentini, dei torinesi, dei siciliani. È che la guerra colpisce chi si trova a vivere nel posto che in quel momento diventa sbagliato, esattamente come oggi vivere a Zaporizhia o a Kharkiv è diverso dal vivere a Leopoli, che è all'estremità occidentale dell'Ucraina. È nostro dovere andare a fondo della storia e guardare al futuro senza fare l'errore di cancellare dalla memoria questa pagina che è fondamentale nella lettura storica delle vicende che si accompagnano alla Seconda Guerra Mondiale, al fascismo e al nazismo, ha detto il presidente Gianni. Noi abbiamo per anni vissuto una sorta di dimenticanza del dramma che si consumò in territori italiani come l'Istria, la Dalmazia, Fiume, e devo dire che fu il presidente Ciampi, un toscano, a volere la giornata del ricordo, perché il 10 febbraio è la data di uno dei più importanti trattati di pace su quell'area, che indubbiamente vide i confini nord-est dell'Italia la parte più discussa all'indomani di una seconda guerra mondiale a cui il fascismo ci aveva portato in condizioni di assoluto disagio, come sostanzialmente sconfitti, e in quel contesto ecco la perdita da parte del nostro paese di territori che erano italiani da secoli e secoli, in particolar modo vicini alla Serenissima di Venezia. Devo dire che quando noi rileggiamo Dante nella Divina Commedia, che ci parla dell'Italia che si chiude con Pola e quindi con l'Istria, ti fa capire come in realtà il fatto di vedere tante famiglie di italiani scacciate dai territori dove erano consolidati da secoli, famiglie che furono 400.000 persone, l'immagine più significativa è quel battello, quella grande nave dal nome Toscana che porta via dal porto di Pola tantissimi italiani, è il segno di una situazione di disagio che vissero quelle famiglie nel risistemarsi lungo la penisola, ma contemporaneamente nel ricordo delle migliaia di persone che erano state uccise, gettate senza alcuna responsabilità e senza nessuna colpa nelle cavità del Carso, appunto le foibe. Ricordare questo è perché tutto non deve più accadere. E quest'anno un segnale, anche quei territori
Croazia, che vedono la doppia targa della lingua italiana e croata, avranno l'euro, perché dal 1 gennaio l'integrazione europea ha portato anche quel paese a stringersi di più. È un segno di una progressiva integrazione fra i popoli di cui abbiamo bisogno nel segno dell'Europa, ma mai senza dimenticare cosa accadde nelle foibe, cosa accadde in quell'allontanamento di massa dalle loro case di tanti italiani dell'Istria, di Fiume, di Zara, della Dalmazia. Per il consigliere Ceccarelli si tratta di una tragedia che deve essere conosciuta e servire da monito. Credo che questa tragedia, anche questa tragedia, debba essere conosciuta e servire da monito, perché noi dobbiamo guardare al futuro cercando di abbattere i nazionalismi, di mantenere le nostre identità, ma di sfumare quelli che sono stati oggetto di guerre e di tragedie come questa, vale a dire la contesa dei confini. Credo che l'entità dell'Europa sia quella alla quale noi dobbiamo guardare, tanto più oggi, nel momento in cui ancora ai margini dell'Europa, e che riguarda l'Europa stessa, è ancora in atto una tragica guerra che riguarda ancora una volta la contesa dei confini. Quindi è bene che le istituzioni, è bene che le scuole, è bene che chi ha passione civile ricordi questi momenti per guardare con speranza al futuro, perché non si ripetano quelli che invece sono stati momenti tragici del passato. Il consigliere Petrucci ha parlato di una commemorazione non scontata. Intanto rimane una cosa per me non scontata, che il Consiglio regionale appunto voglia ricordare i martiri delle foibe in questa giornata. È una cosa non scontata, non è scontato che questo ricordo di una tragedia italiana sia diventato patrimonio delle istituzioni italiane, perché fino a pochi anni fa non era così, non era scontato che i comuni, le regioni, le istituzioni in generale ricordassero questa tragedia. Quindi intanto rimane l'importanza del fatto che anche il Consiglio regionale della Toscana voglia dedicare una seduta solenne a ricordare il martirio di tanti fratelli e tante sorelle italiane che furono uccisi o costrette a scappare dalla propria terra con l'unica colpa di essere appunto italiani. E quindi insomma, da questo punto di vista, è un grande passo avanti nel ricordo di una delle tragedie probabilmente più gravi che il nostro popolo ha subito in questi anni. La consigliera Noferi lo ha definito un dramma che è stato dimenticato volutamente. Come è stato spiegato, è stato un dramma volutamente dimenticato, forse perché l'Italia non ha saputo fare i conti con la propria storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è ancora un dato di fatto in questa grande contrapposizione che tutte le volte viviamo in occasione di rievocazioni come queste. L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare di capire il presente. Questa è una lezione fondamentale che dovrebbe essere sempre fatta, guardando alla storia e cercando di conoscerla, anche per fare il nostro mestiere di politici, oltre che di cittadini. Per il consigliere Scaramelli è un dovere istituzionale ricordare. È dovere delle istituzioni ricordare, fare una giornata istituzionale, un consiglio regionale straordinario che consenta a ciascuno di noi di assumersi un pezzo di questa responsabilità. Il ricordo è un dovere di carattere istituzionale. Secondo il consigliere Torselli, la storia è stata tenuta nel cassetto per motivi economici e politici. Credo uno dei passaggi più belli che abbiamo sentito oggi in aula è stato quando è stato detto che la storia si racconta nella sua interezza. Il più brutto servizio che si possa fare al ricordo, alla memoria e alla storia è raccontarla omettendone una parte, raccontandone soltanto una visione, trasformando un periodo di 30 anni in un racconto di 3 anni o le decine di episodi che hanno portato al genocidio del popolo italiano sul confine orientale, all'esodo dei fiumani, degli istriano-dalmati, raccontato in maniera parziale, raccontandone soltanto alcune parti. Se la storia si racconta tutta, ogni popolo è in grado di fare conti con la propria memoria e di fare un servizio alle future generazioni. Purtroppo questa storia, per ragioni
politiche e per ragioni economiche, perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Questa storia non è stata raccontata per anni per motivi politici, perché faceva comodo avere Tito come interlocutore del mondo che stava di là della cortina di ferro, non è stata raccontata per motivi economici, perché alla principale industria italiana faceva comodo avere buoni rapporti con la Jugoslavia di Tito, e per motivi politici e economici abbiamo tenuto nel cassetto la storia.